Domenica, importante appuntamento al ridotto del Masini di Faenza, dove andrà in scena l'asta delle opere realizzate al Mondial Tornianti, organizzato durante Argillà, decorate e smaltate dai ceramisti faentini. A questa selezione di pezzi unici si affiancheranno opere donate dagli stessi ceramisti. Oltre 40 manufatti all'asta, i cui proventi andranno a finanziare le attività dell'ente ceramica. Aggiudicato il titolo scelto quest'anno per l'evento che torna a 4 anni di distanza dall'ultima edizione. L'appuntamento è ormai una tradizione a Faenza, ideato e per anni promosso dalla Riunione Cattolica Torricelli. Prima dell'asta si terrà un aperitivo offerto dal Lioness Club Faenza. La maggior parte dei pezzi saranno i pezzi realizzati dai tornianti praticamente di tutto il mondo durante il Mondial Tornianti 2022, quindi il Mondial Tornianti fatto ai primi di settembre. Ente Ceramico e Ceramica, insieme al Mondial Tornianti, l'associazione di Gino, si è occupata di rifinire i pezzi e di cuocerli, e poi ogni singolo ceramista faentino ne ha decorato uno o due e verranno messo all'asta. Quindi questi pezzi sono fatti a quattro mani praticamente, quindi da un maestro torniante e da un maestro ceramista. Possiamo dire che quindi sono pezzi unici? Assolutamente pezzi unici, perché mai un ceramista avrebbe pensato magari di decorare un'opera fatta in un modo che non è il proprio modo. Quindi è anche una sfida per noi ceramisti quella di interpretare una forma non nostra. Oggi abbiamo visto vari pezzi, ci saranno varie base d'asta a seconda delle tipologie dei pezzi. Sì, perché i pezzi sono molto diversi. Abbiamo detto tutti i pezzi del Mondial Tornianti, abbiamo anche dei pezzi che il singolo ceramista ha voluto donare, ma abbiamo dei pezzi piccoli, come possono essere dei bicchieri, delle piccole ciotole, fino a dei cilindri di 70-80 cm. Quindi avremo dei gruppi e faremo delle basi di asta.